Sarebbe un peccato che andando in Sicilia, fermandosi a Palermo, non faceste una spedizione a Ciminna, il luogo dove Luchino Visconti ha girato il Gattopardo e il suo scenografo Garbuglia ha ricostruito il palazzo dei Salina. Pochi sanno, e molti pensano che siano altri luoghi, però molto generoso il parroco Don Giuseppe Di Giovanni, un amico, un vecchio amico, che dopo che nelle notti di Pasqua e dell'Angelo la chiesa è stata piena di preghiere e si andava a mezzanotte, a luna, per gli incensi della resurrezione, la notte successiva ha voluto che noi andassimo a vedere la chiesa dove c'è il bellissimo episodio del matrimonio di Angelica con Tancredi. Il soffitto è stato smontato dallo stesso Visconti e poi del tutto eliminato dalla sovrintendenza, ma ci si avvia verso l'abside dove si incontrano questi straordinari stucchi, una delle cose più belle di Sicilia. Credo che non andare lì sarebbe un errore grave. E, tra l'altro, insieme a questo parroco gentile e sensibile, io il sindaco non l'ho visto, il sindaco era credo a Palermo, ma c'era un formidabile personaggio, uno studioso di grande sensibilità, che è Arturo Anselmo, che mi ha illustrato ogni dipinto. C'è un capolavoro in cui si vede la città di Ciminna, che ancora dall'alto assomiglia a quello che in questo dipinto noi vediamo. Il dipinto è di un pittore che sente ancora Caravaggio e lo interpreta in maniera assolutamente personale. È un artista, vediamo qua, ecco, forse questo è l'intero, vedete? Eccolo qua, qui sotto c'è la città, eccolo, vedete? Geronimo Gerardi, di cultura fiamminga. Insomma, l'esperienza è stata straordinaria, io molto la raccomando. Ma raramente ho visto in Sicilia un uomo più sensibile, con tanti ignoranti che pretendono di governare la Sicilia e protestano contro qualunque iniziativa si faccia. Una persona colta e intelligente come Anselmo merita che io lo ricordi con riconoscenza. Volevo tornare a trovarlo. Poi in questi giorni in cui sono stato in Sicilia, molti sopralluoghi sono stati per me ragione di conforto e anche di rimpianto per quello che non potrò continuare a fare. Ma vi raccomando di andare a Ciminna e di entrare oltre che nella chiesa principale, quella dedicata quella di cui parlavo appunto, che è la chiesa matrice, con questi meravigliosi stucchi dei primi del Seicento, di Vols, e di non mancare però un'esperienza assolutamente unica, andare nella chiesa di San Domenico, e lì, qui non credo ci sia una buona riproduzione, vedere una delle sculture più straordinarie del primo Cinquecento in Sicilia, che è una Pietà di Antonello Gagini. E poi da lì un'avventura straordinaria e notturna, come l'incontro con i morti che continuano a parlarci. Catacombe del tutto abbandonate, e occorrerebbe che qualcuno avesse la sensibilità di iniziare un restauro difficile, che si vedono persone che sono state messe lì come consumare il loro corpo dal 1850-60, bambini, madri, mummie di formidabile eloquenza, sembrano parlarti. Occorre che il prossimo assessore non manchi di trovare un finanziamento per recuperare quell'ambiente straordinario come quello delle catacombe dei Cappuccini a Palermo o a Burgio, dove c'è un altro monumento analogo. Ma lì l'idea dell'abbandono, della morte è talmente travolgente che confina con la poesia e con la sensazione che Dio ci guardi mentre noi di giorno e di notte continuiamo a vedere i monumenti. Per cui ringrazio gli amici di Cimino, ringrazio Arturo Anselmo, ringrazio il parroco che sono stati particolarmente affettuosi e mi auguro che il sindaco voglia nei prossimi giorni prendere contatto con l'assessorato per
capire se potremmo fare, come mi ha chiesto d'altra parte l'onorevole Lupo, alcune iniziative per la città di Cimin intorno a Francesco Gigante, non il più grande fra i pittori, ma certamente una presenza importante in questa città con molti capolavori completamente sconosciuti. Auguri e buon viaggio.